Stappo diaframmatico nell'appicchiettamento vocalizzo lettera O, inspiro dai canali nasali. Lungo, lento e profondo mentre massaggio con il medio e l'indice il diaframma e lettera O vocalizzo, alzo il mento. Ebulo la risata. Stappo le emozioni, attenzione e intenzione. Andateci integre, totali, totali, Simona totale. Lorenzo, lettera a vocalizzo, stappa l'emozione, stappa il crodino, vai. Vai Marcello. Massaggio di agopuntura. Micropausa, dorso dei palmi delle mani sulle ginocchia, sorriso per ringraziare la vita che siamo, respiro chiudendo gli occhi oppure variante guardando la madre terra, connettiamoci alla vita attraverso la presenza nel respiro. Lungo, lento e profondo. Sorrido, mi rilasso e dolcemente, dolcemente espiro dai canali nasali, recupero la presenza e canto il mantra dei che mi aiuta, inspiro ed espiro, prendo il mio tempo nobile di entrare in contatto con me stesso, ed ecco il mantra Ram, del plesso solare del sole. Ram, cantiamo insieme oppure ascoltiamolo e respiriamo consapevolmente, quindi sentire il corpo se volesse cantarlo o volesse ascoltarlo. R-A-M, Ram, mantra del plesso solare, con il sorriso. Dolcemente riapriamo dolcemente gli occhi, secondo punto chakra, massaggio picchiettato con sempre l'indice, i polpastrelli, medio indice di entrambi i palmi delle mani, andiamo sul secondo chakra, zona ombelicale, a metà della forma sferica dell'ombelico, a metà lateralmente si picchietta, si massaggia il meridiano del secondo chakra. Quindi mi metto nella posizione della roccia per farvelo vedere. Eccomi qua, verticalizzo la colonna, quindi trovate il vostro ombelico che ha forma circolare e lateralmente, nella propria metà,
andiamo a massaggiare con il medio e l'indice il secondo chakra. Naturalmente noi respireremo dai canali nasali, questo è il secondo, massaggiamo il secondo cervello, il sentire, collegato con la mente. Quando funziona l'intestino, la mente è pura, è luminosa, è positiva. In questo massaggio, attraverso l'aiuto di Simona, con le forme pensiero, che andremo a ripetere per purificare non solo il chakra, anche la nostra mente, appesantita in questo periodo di densità energetica, la cosa importante è l'attenzione al respiro. Mentre lei leggerà la frase del secondo chakra, noi respiriamo consapevolmente dai canali nasali ed espiriamo la nostra emozione con l'intenzione di sentirla, abbracciarla e lasciarla andare attraverso la bocca, svuotando l'addome, il diaframma, il torace. Benissimo, quindi massaggiamo e Simona ci potrà aiutare attraverso la frase. Benissimo, Simona. Allora, massaggiamo. Il secondo chakra recita questa frase: rilascio tutti i miei desideri verso la luce, lascio andare ogni paura e pensiero negativo che mi impedisce di provare pace, armonia ed equilibrio. Tutti i miei pensieri ed emozioni fluiscono armoniosamente. Tutti i miei desideri sono perfettamente bilanciati. Vado una seconda volta? Sì. Respiriamo, respiriamo consapevolmente mentre Simona legge. Grazie. Dal naso espiro, dalla bocca espiro. Scusa Simi. Prego. Rilascio tutti i miei desideri verso la luce. Lascio andare ogni paura e pensiero negativo che mi impedisce di provare pace, armonia ed equilibrio. Tutti i miei pensieri ed emozioni fluiscono armoniosamente. Tutti i miei desideri sono perfettamente bilanciati. La terza volta l'abbiamo letta. No, devo farla. Terza volta. Okay. Rilascio tutti i miei desideri verso la luce. Lascio andare ogni paura e pensiero negativo che mi impedisce di provare pace, armonia ed equilibrio. Tutti i miei pensieri ed emozioni fluiscono armoniosamente. Tutti i miei desideri sono perfettamente bilanciati. Vocalizzo lettera O. Plesso solare che racchiude il secondo e il primo chakra, alziamo il mento e stappiamo massaggiando il secondo chakra. Lettera O. Alzo il mento, risata. Siate integri nello stappo diaframmatico. Rilasso le spalle, gli avambracci, rilasso leggermente il mento verso la zona dello sterno clavicolare, inspiro, chiudo gli occhi, sempre pratica la presenza, respiro lungo, lento e profondo dai canali nasali, apriamo il cuore, con questo mantra meraviglioso, benissimo, andiamo in VAM, che non significa VAM, che significa quindi ogni tanto il VAM per me significa anche è meglio che andiamo tutti a VAM e quindi questa è la risata, quarto passo dello yoga della risata, di andare tutti a
andiamo a quel paese tutti, quindi a fare un buon viaggio vuol dire andiamo a fare un buon viaggio. Quando ci viene una tensione, quando ci viene un risentimento, anche con lo yoga della risata, noi possiamo andare a fare un VAM, vuol dire il mantra, anche con la D del secondo chakra, in gibberish nonsense, e quindi andiamo a fare questa risata del vai a fare un buon viaggio. Quindi Lorenzo, quando hai pesantezza emotiva, puoi anche dire ad Amalia vai a fare un buon viaggio e lei a te con un bel VAM e poi un bello stappo di risata, lettera o vocalizzo. Vai Maria, vai Simona. VAM! Ma VAM! Ma VAM! VAM! Anche Flavia, il suo compagno, quando è un po' denso, VAM! Marcello, i tuoi figli, vai col mantra, vai! VAM! Anna Maria, vai! Massimo e Mirella, tutti VAM! Alla grande! Tiziana, Bianca, VAM! Benissimo! Molto bene! Molto bene! Yeah! Molto bene! Molto bene! Yeah! Allora, tra breve, adesso andremo a chiudere il circuito sino al primo chakra e abbiamo fatto in queste due sessioni i sette chakra col massaggio picchiettato e yoga della risata, per poi alzarci in piedi e andare a sciogliere il nostro corpo di dolore. Ieri ho ballato per scioglierlo la break dance dello yoga della risata, per scioglierlo. E mi sono pure divertita. Quindi ragazzi, cerchiamo anche di divertirci, ok Simo? Ti faccio ballare non il bunga bunga di Berlusconi, ma un altro ballo, facciamo il cha-cha-cha della risata. Senza bunga bunga. Allora, perfetto. Quello lo lasciamo ad Osho, dicevamo con Patrizia. Benissimo, benissimo. Allora, primo chakra. Il mantra che poi prepareremo nel primo chakra, dopo VAM, e che ci ha ricordato il quarto passo, quindi proprio la risata del vai a fare un buon viaggio. Benissimo. E naturalmente lo andiamo a vedere, è LAM, L-A-M, LAM. Io già lo metto sottofondo, molto bello, mentre lo leggerà Simona. Il massaggio picchiettato del primo chakra è sotto la zona ombelicale. Vedete il dito, l'udito? Non lo metto da nessuna parte, lo metto solo... Lo metto solo sotto la zona ombelicale, orizzontale. Simona, benissimo. Anna Maria, bene. Marcello, bravo. Tiziana, ok. E Bianca, non le vedo. Le metto lo metto sotto la zona ombelicale, metto sempre in posizione per farvelo vedere. Allora, ombelico sotto, e subito dopo questo mezzo centimetro di dito vado a massaggiare sul meridiano centrale, sempre con medio indice, polpastrelli, le palme delle mani. Vado a fare nell'ara, nel dantien, massaggio il meridiano di questo chakra, ok? Partiamo col massaggio e picchiettato sotto la zona ombelicale, mezzo centimetro, massimo un centimetro sotto, zona meridiano centrale, primo chakra. Simona ci leggerà questo mantra. Prego. Sono disposto a lasciare andare tutte le paure, preoccupazioni e situazioni legate al denaro, alla mia carriera, alla sicurezza e alla protezione. So di essere perfettamente protetto,
e che tutti i miei bisogni sono coperti in abbondanza. Ripeto, sono disposto a lasciare andare tutte le paure, tutte le preoccupazioni e le situazioni legate al denaro, alla mia carriera, alla sicurezza e alla protezione. So di essere perfettamente protetto e che tutti i miei bisogni sono coperti in abbondanza. Terza volta, sono disposto a lasciare andare tutte le paure, preoccupazioni e situazioni legate al denaro, alla carriera, alla sicurezza e alla protezione. So di essere perfettamente protetto e che tutti i miei bisogni sono coperti in abbondanza. Allora andiamo, mudra del mendicante, palmi delle mani, gomiti verso il costato, aperti verso il cielo, benissimo, andiamo con la lettera O, vocalizzo, a ruotare il busto e il capo, lettera O, vocalizzo, stappo, ricevo, stappo diaframmatico, lettera O, ricevo questa energia, ricevo questa abbondanza. Sentire le nuvole e le forme pensiero, palmi delle mani speculari, come se avessimo una palla energetica tra le mani, ruoto a sinistra il capo, inspiro, lo sguardo è sul dorso del palmo della mano superiore e sento questa energia come nuvola che ruota, che passa. Vedete, il corpo è un pennello. E questa è un'asana, l'asana della nuvola che passa, la forma pensiero che passa e si trasmuta. Inspiro dai canali nasali, piante dei piedi parallele, larghezza del bacino, ruoto il busto e il capo. Espiro dai canali nasali e sento la forma pensiero che si trasmuta in luce, che si trasmuta in armonia attraverso l'attenzione. Sento l'energia tra i palmi delle mani ed in questo movimento catartico scelgo di lavorare sul corpo di dolore delle mie memorie cellulari ed ora entro in intimità ancora di più con me stessa e me stesso. Sorrido, sciolgo la posizione, divarico le gambe dolcemente come una danza, talloni interni, piante esterne, ruoto il busto, fletto la gamba sinistra per ruotare e flettere il busto e il capo e la gamba destra, e in questo riscaldamento inspiro dai canali nasali e sorrido dal naso, espiro dalla bocca fievolmente, vivacemente, e in questa rotazione del busto e del corpo inspiro lungo, lento e profondo, addominale dai canali nasali, espiro dalla bocca fievolmente come aria, come vento, vivacemente, per chi avesse la cervicale infiammata, lentamente e gentilmente, e scaldo il corpo, riscaldo, il corpo energetico si riscalda, torno al centro, Tadasana, mi fermo nella posizione della montagna sacra e rotazione con un piccolo squat nella microflessione delle ginocchia, rotazione delle spalle, apro le scapole, si uniscono, le clavicole si aprono e come ali le scapole diventano
questa leggerezza, inspiro dai canali nasali che ci dona questo movimento scapolare, questa rotazione delle spalle, gli avambracci si piegano, lascio andare i pesi del mondo e fievolmente dal naso inspiro, riempio l'addome, entro nel bosco sacro, dalla bocca espiro, scendo e salgo e fluisco nell'asana, da montagna divento sciamano e sciamano, sciamana di me stessa e ricordo chi sono. Sono poesia, sono vera bellezza. Sorrido a me stessa e a me stesso mentre respiro e cambio, adesso unisco le scapole e scendo con le spalle in questa rotazione che porta bellezza al corpo, che scioglie ogni tensione, ogni preoccupazione. Inspiro, riempio torace, diaframma, addome, espiro fuori l'aria dalla bocca. L'addome si compatta con la spina dorsale. Se vuoi, abbiamo la possibilità di elevarci. Pensa che possibilità che abbiamo. Qualcuno ha detto pure levate. Quindi il beneficio è questo: farlo tutti i giorni e possibilmente parte da un minuto, mettete la sveglietta, un minuto, due minuti, tre minuti, quattro, eccetera. Quindi il beneficio è muovere tutte le cellule del nostro corpo, perché le cellule sentono. Ok, Fabrizio, lo possiamo fare con la marcia di Yogananda, proprio marciando anche, perché alza il corpo energetico? Simona, alzati! Vai, dai! Secondo cervello, siamo arrivati al secondo cervello? Marciando? Di picchiettamento? Mettete la sveglietta vicino, un minuto. Sì. Adesso un minuto, però se lo fate fare agli altri, da 5 minuti abbiamo un beneficio. Ok. Un quarto d'ora non ti dico. Quindi un minuto adesso, perché non ci abbiamo il tempo. Sì. Quindi un minuto. Ce l'abbiamo, il tempo c'è, grazie, via. Lettera o vocalizzo, siamo ancora al primo cervello, sotto la zona ombelicale, con i palmi delle mani a cucchiaio, primo cervello, massaggio bicchiettato. Marcia, marcia per alzare il corpo energetico. Vecchia la storia, però ve lo ricordate, i vostri emisferi sono i due pugni, unite i due pugni e il vostro emisfero è questo, quindi unendo i due pugni sapete che muovete il vostro emisfero, l'ha detto uno scienziato, non dico io, vi sto riportando soltanto quello che è stato detto, che hanno studiato, quindi i vostri emisferi sono i due pugni. E quindi volendo potete fare anche questo qui, che andate a fare il beneficio. Ma bimba pom, dai, è tutta Simona, vai Flavia, ma bimba pom. Ponte Monente, Ponte P, tappe Ruggia. In questo bicchiettamento c'è, giustamente Fabrizio ci fa fare una riflessologia palmare, a parte gli scherzi, yoga della risata. Quindi vocalizzo, lettera A, possiamo stappare con il massaggio dei due emisferi. Lettera A, vocalizzo. E uniamo, perfetto, nel tapping. Possiamo anche marciare sul posto, alzare il corpo energetico, lettera A. Adesso ho saputo che questi sono i nostri emisferi, andiamo a picchiettare il secondo cervello, i due emisferi, quindi
con le mani a coppa e andiamo alla lettera, vai Ari! Sugli emisferi, lettera I, riossigeniamo la corteccia prefrontale dell'emisfero destro e massaggiamo i due emisferi. Via, lettera I, con la marcia sul posto per alzare sempre il corpo energetico e via, stappo diaframmatico, I, vocalizzo, I, 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 molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Il terzo cervello è la nostra anima, quindi è il nostro cuore. Andiamo a picchiettare, fate come vi pare, basta che picchiettate il cuore e sono sì, a posto. Sì, perché si può fare con i palmi a cucchiaio o con le nocche, come lo yoga sciamanico. Sotto la zona clavicolare, subito sotto, proprio sul pericardio, andiamo a massaggiare con questo tapping. Benissimo, terzo cervello Fabrizio, vocalizzo lettera E. Via, chi potesse e volesse marcia, lettera E vocalizzo, e, o se no ad esempio Rosalba, puoi utilizzare l'ispirazione lunga, lenta e profonda dai canali nasali e nel Qigong la E chiusa con la bocca espiro è molto efficace per il cuore o se no vocalizzo lettera E stappo risata alzo il mento, tolgo l'aria stagnante dai polmoni una coccola per il cuore, una coccola per l'anima. Riconosciamo questo amore che stiamo dando a noi stessi, questa intimità interiore ed esteriore che sono un tutt'uno. Brodo caldo per l'anima, in questo momento ancora di più, scelgo di sorridere e ridere. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! L'attaccatura grazie della nostra spina dorsale alla testa, al nostro cervello. Fallo con Anna, Fabrizio, con Anna, vai, perfetto, con Anna, fate vedere tu e Anna, grazie. Allora, qua... Qua, ecco, qui c'è il cervelletto. Questo punto, dice che c'è il cervello. Questo è il cervelletto. O massaggiarlo, o picchiettarlo, o con altri strumenti. Io ho anche gli strumenti. Però... No, no, non esatto. Però, ecco, va picchiettato. Questo qua me lo sono, diciamo, creato io il quarto cervello, perché sono andato a studiarmi che la spina dorsale, dopo quando era all'attacco della testa, tecnicamente andava a creare il sollievo alle gambe. Sì. Questo cervelletto, oltre a fare tutto quello che può fare del benessere, ma attiva proprio il cammino per le persone che non camminano. E quindi tipo Mariella, che è mia moglie, che avrebbe bisogno di questo muovere il cervelletto. Quindi andiamo al quarto cervello. Noi siamo gli unici a saperlo, perché è nato da me. Io sono un confucianesimo, grazie a Confucio mi sono studiato sta cosa e ve la sto trasmettendo. Ma sei, scusa, sei sicuro che non sei un po' confuso? Sono confusissimo, ok? Tutto a posto, sono confuso. Andiamo okay avanti. Dai, okay, grande. Allora, un applauso a Fabrizio, molto bene, yeah! Molto bene, yeah! Vai col massaggio picchiettato, grazie!
Vai, lettera, vai. Via, Arianna. Allora, sopra sempre lettera I, vocalizzo, e quindi c'è il massaggio all'incirca, diciamo, dietro, come ha detto Fabrizio, sulla nuca. Lo possiamo fare? Possono massaggiare. Potete massaggiare oppure anche con i polpastrelli. Sì, con i polpastrelli. Con i polpastrelli o con le nocchie. Quindi scegliete voi ciò che vi risuonasse di più. Quindi più qualsiasi, diciamo, l'importante è il benessere. Con entrambe le nocchie, vedete, con i polpastrelli. Anche a grattare. Benissimo. È la stessa cosa, perché vi porta beneficio. Sì, beneficio. E ci sono altri benefici, sì. Togliendo, andando più sotto, altre cose. Però noi in questo momento siamo al quarto cervello. Quarto cervello, perfetto. Cervello. Lettera I, vocalizzo, quindi decidete le varianti del massaggio picchiettato di agopuntura. E lettera I, stappo, vai Maria, vai Simona, vai, andate ragazzi, vai Lorenzo, Anna Maria, Flavia, Tiziana, Bianca, Rosalba. Rosalba può fare il vocalizzo con la I lunga, quindi ispiro dai canali nasali, lungo, lento e profondo, e il suono lungo di vocale unica, I, dalla bocca, anche come variante. E possiamo marciare sul posto, massaggiamo, picchiettiamo. Molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Grazie Fabrizio. Chiudiamo gli occhi e adesso andiamo con braccia oscillanti. Inspiro, alzo le braccia verso il capo, scendo giù in arco la colonna e sorrido, inspiro, lettera ancora E, vocalizzo. Una è chiusa, quindi anche un'emulazione, quindi scendendo con le braccia oscillanti e salendo. Inspiro dal naso, lettera E, vocalizzo chiuso, oppure la variante con lo yoga della risata. Dalla bocca, nel bosco sacro entro con la gioia. La scelta di ascoltarmi mi dona spontaneamente la gioia. A chi venisse impegnativo sorridere e ridere, mi raccomando, ispira dai canali nasali, vocalizzo E chiusa. Squat, scendo in arco la colonna, salgo, braccia oscillanti rilassate. E sciolgo, sciolgo, divarico le gambe, talloni interni, piante esterne, e vado a danzare con la danzatrice di Bali. Scendo con gli avambracci sul costato, mudra aperto, palmi delle mani per ricevere, nel mudra del mendicante scendo in questo squat. Se avessi le articolazioni infiammate, microflessione, verticalizzo il corpo, salgo e scendo con le braccia tese, braccia attivazione muscolare e anche le gambe attivate, scendo e salgo per recuperare il ricordo di me. Sono danza e danzo con la vita, sono la danza della vita. Scendo e salgo, e la respirazione variante, una bellissima risata, lettera A, questa apertura di amore, e da qui andiamo con il vocalizzo, lettera A, oppure andiamo ad ispirare dai canali nasali, e come abbiamo fatto con le altre lettere delle vocali, espirando, lettera A, danziamo in quest'asana recuperando la danza che siamo, la danza della vita. Inspiro ed espiro, salgo e scendo e danzo con la vita, fluisco nell'asana, sorrido, mi allungo, ritorno tra cielo e terra, lettera A.
posso scegliere di ridere. E torno in Tadasana, posizione della montagna. E andiamo oggi a nella respirazione, una delle respirazioni più potenti per togliere tossine emotive che ci sia, mentali e stress mentale. Con un passo in avanti, si può fare anche in piedi, leggermente flesso la gamba sinistra, gamba destra leggermente semiflessa, vado con gli avambracci sul costato, le dita semiflesse come artigli del leone e vado a fare il balzo del leone. Molto grottesca la respirazione del leone, molto potente. Inspiro dai canali nasali quando sono in Tadasana e poi quando espiro mi allungo, vedete, con questo passo allungo vedete, le braccia in avanti tese e attive con le dita semiflesse ad artiglio, la lingua è esterna, lo sguardo sulla punta del naso è molto grottesca. Quando ho finito l'espirazione facciamo il quarto passo dello yoga della risata, i palmi delle mani sui padiglioni auricolari, aperte le dita divaricate, ruoto a sinistra e a destra, con la lingua di fuori vocalizzo lettera A. Quindi sono due respirazioni potenti del leone, dello yoga della risata e dello yoga classico. E allora andiamo nell'asana tadasana, diventiamo montagna, radichiamoci sorridendo. Rilasso le spalle, lungo, lento e profondo, il respiro addominale, torno presente, sento le piante dei piedi, radicati alla terra. E da qui mi preparo. Nel balzo del leone, avambracci piegati, le dita semiflesse, contratta la muscolatura delle braccia, passo in avanti prima di inspirare, lungo, lento e profondo, vado in avanti con il passo e da qui espiro in avanti, vedete il busto diagonalizzato, lingua di fuori e sulla punta del naso lo sguardo, oppure se vi venisse difficoltoso guardo verso la terra e concimo. Finisco da qua, ritorno in Tadasana, quarto passo dello yoga della risata, risata del leone. Con la lingua di fuori, i palmi delle mani sui padiglioni auricolari. Inclino il busto a sinistra e a destra e piego, naturalmente fletto le ginocchia. Lettera vocalizzo, stappo diaframmatico. Molto bene, molto bene, yeah. Molto bene, molto bene, yeah. Balzo a destra. Prima sempre radicamento. Montagna sacra. Respiro dai canali nasali, rilasso le spalle, le braccia lungo le anche, le dita come radici indicano il contatto della madre terra. Espiro dai canali nasali, piante dei piedi, all'interno delle scarpe sentono il contatto. Sorrido, inspirando. Sorrido, espirando. E lascio andare il dolore del passato
e del presente. La montagna è ferma, immobile, maestosa, con un potere autentico di presenza, totipotente, onnipresente. E da qui, dalla vera presenza, andiamo nel passo del leone. Inspiro, avambracci piegati, lungo, lento e profondo, mi preparo nel passo in avanti a sinistra, allungo, balzo, espiro, via, fuori la lingua, espiro dalla bocca, fino alla fine, tutto, proprio tutto, il respiro è fuori, è molto grottesco e potente. E torno in Tadasana. Lo sguardo l'incrocio sulla punta del naso, fa lavorare il meridiano del fegato e sciogliamo le rabbie che tornano all'uno. Togliamo quindi tutto il risentimento e la tensione nervosa e torniamo all'unità con lo sguardo fisso nel punto centrale. E di nuovo Tadasana. Sorrido. Pratica alla presenza. Inspiro, riempio, lungo, lento e profondo, dai canali nasali, mi nutro di prana. Sorridendo, respiro ed espirando, lascio andare tutto ciò che non mi appartiene in verità. E da qui riprepariamoci per il balzo, il leone. Inspiro, contrazione muscolare, passo in avanti, via, espiro. Ruggito del leone, espirazione potente, siate integri, solo nell'integrità e nella totalità riesce il vero miracolo. Entriamo nella vera vita, quando siete integri, totali. Non date il 10%, non date di voi il 50%, siate presenti e siate totali. Lasciate andare l'inibizione, scegliete la totalità, perché è integrità. Entriamo in uno stato di coerenza. E da qui adesso danziamo come acqua, divarichiamo le gambe, nel bosco sacro, talloni interni, possiamo mettere le piante dei piedi parallele oppure aperte e dal basso verso l'alto, alziamo le braccia ed in avanti, vedete, vado in avanti con il busto, scendo verso la terra, accarezzo il dorso delle piante dei piedi, le tibie, le articolazioni delle ginocchia, il centro delle gambe e della muscolatura e torno su per fluire con la vita, dal respiro, dalla bocca inspiro, risucchio. E dalle mie paure, accarezzo le mie paure per tornare acqua, dalla bocca espiro, fuori l'aria, svuoto l'addome e fluisco nell'asana dell'acqua. Nel bosco sacro sorrido e rido, e espiro. La colonna scende, la fontanella torna nell'humus della terra. Sorrido e sento di essere acqua e adesso con il vocalizzo lettera U fluisco con lo yoga della risata. Respirazione diaframmatica nell'asana dell'acqua. Il bacino esterno, la colonna che sale e scende e si verticalizza tra cielo e terra, questa energia di prana che come sorgente ci abbraccia, ci avvolge e ci nutre nel bosco sacro, e sciogliamo tensioni, sciogliamo blocchi mentali, emotivi e fisici. E basculamento, micropausa, sorridiamo
e un sospiro, lettera A, con la bocca. Ah, ah. Basculo e sospiro, alitante quasi. Ah. Lascio andare il capo, la spalla, lascio andare il braccio e le braccia come rami toccano la terra e il cielo. Tutto torna in equilibrio, tutto torna in armonia. Mi ricordo chi io sia. E come dice Maria, siamo principi e regine di un mondo assai lontano che nel presente cercano di ricordare chi sono e chi siamo. E da qui dolcemente nel Tadasana andiamo con lo yoga della risata, ruotando. Le braccia sono altezza delle spalle, andiamo a ruotare i palmi delle mani per avvicinarci pian piano, sorridendo, lettera E, vocalizzo, ruotiamo gli avambracci in senso orario avvicinandoli davanti ai pettorali. Riapriamo in senso antiorario, ruotando sempre come pennelli, antiorario, lettera E, vocalizzo, le articolazioni dei polsi. E questa volta in Angeli Mudra, inspiro, altezza gomito, altezza polso, come una orizzontale proprio alla terra, come una linea parallela. Apriamo le braccia, apriamo il costato, apriamo il cuore, è una lettera A di apertura e di puro amore. Stappo, lettera A. Ritorno nella Angeli Mudra, nella chiusura, ritorno con il mento che si abbassa nel gassho per chiedere il permesso alla coscienza di poterla contattare e di entrare in questo bosco sacro onnipresente. Inspiro dai canali nasali, nell'apertura stappo, lettera A. Le spalle si aprono, le braccia vanno verso la zona scapolare, alzo il mento. Mi apro all'amore, mi apro a un nuovo mondo, mi apro alle virtù dentro di me. E mi ritrovo nell'unità del Namaste, Namaskara, per ispirare lungo, letto e profondo, sorridere, respirare a livello addominale e aprirmi con una lettera A, vocalizzo. E sciolgo con il mantra corpo libero, sciolgo dalle caviglie, shakero le spalle, movimento libero dei palmi delle mani e naturalmente slancio delle caviglie sia sulla sedia nella posizione del faraone sia nella posizione di Tadasana verticalizzata, shakero, sorrido e adesso andiamo a vibrare tutto il corpo per proprio con un vocalizzo potente per massaggiare tutto il corpo energetico. E allora da in Tadasana basculo in avanti il bacino, in avanti, rilasso le spalle e le braccia ed inizio proprio a vibrare il corpo dalle caviglie, che sale questa energia sulle tibie, sui polpacci, sulle articolazioni delle, naturalmente, ginocchia, la muscolatura dei quadricipiti femorali e superiore, inizia anche il bacino, il coccige a vibrare. Il vocalizzo è un suono di lettera O, di terra, dall'amore alla matrice divina, al contatto con madre Gaia. I pettorali vibrano, il plesso solare vibra, le braccia vibrano, i palmi delle mani vibrano, il capo,
la muscolatura, l'apparato scheletrico, tendini si rilassano in questa vibrazione. E lettera O. Massaggiamo tutto il corpo e lasciamo andare attraverso questa respirazione potente, vibrante di gioia. Alziamo questa energia e torniamo alla consapevolezza di essere vitalità, entusiasmo, entos. Molto bene, molto bene, yeah! Molto bene, molto bene, yeah! Sorridi, vai avanti, passo laterale, braccio opposto, gamba avanti, braccio opposto. Cantiamo il mantra dell'OM tre volte per chiudere la sessione. Ridens e sempre gioia, gioia, gioia. Ispiriamo. Lettera vocale.
mezzo stappo, scusate, l'om da ride, Sada. Torno giù di nuovo in Namaste Angeli Mudra, inspiro, finalmente vedo Tiziana in video, ridens, inspiro. Stappo, alzo le braccia, lettera O. Inspiro di nuovo, vocalizzo. Molto bene, yeah, molto bene.